quali inizia Roma il Giubileo, e Roma non sembra essere molto preparata. Lei invece è stata nominata da poco prefetto di una città che invece sembra essere diventata la capitale morale d'Italia. Qual è il suo punto di vista su questa situazione, questa fase tra due? No, ma io non do giudizi su Roma, perché c'è il collega Gabrielli che ha curato molto bene tutto l'apparato, per cui a cui mando anche un saluto, un in bocca al lupo assieme al questore D'Angelo. Io penso che comunque l'attenzione mia deve essere su Milano e sulla realtà milanese, per cui non mi esprimo su altri temi, ovviamente. Posso chiedere se lei ha timore di qualche scheggia impazzita all'interno della nostra città, come è successo pochi giorni fa a Londra? Io non posso escludere che le schegge impazzite possano partire improvvisamente. Questo purtroppo sta nelle dinamiche del terrorismo. Nessuna realtà è immune da schegge impazzite che agiscono singolarmente o in gruppi non strutturati. Questo è un pericolo potenziale che sappiamo che può esistere. Però vi posso dire che comunque la nostra struttura è articolata ed è studiata anche per poter impedire che queste schegge impazzite possano, diciamo così, determinare criticità. Il rischio zero, ho già avuto occasione di dirlo altre volte, non esiste. Noi abbiamo cercato e lavoreremo ancora affinché la percentuale di questo rischio diminuisca il più possibile. Uomini, risorse e mezzi sono sufficienti ad oggi? Uomini, risorse e mezzi sono più che sufficienti ad oggi. Grazie. Prego, grazie. A voi.